Pietro, l'Apostolo, ha appena compiuto il gesto più significativo della sua vita, uscendo dalle valutazioni prudenziali, dalle valutazioni solamente umane, ha osato affermare che Gesù è colui in cui riporre la fiducia definitiva. Ha proclamato: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Gesù è Dio stesso tra noi. Con ciò Pietro ha compiuto un gesto decisivo, una svolta fondamentale nel rapporto degli Apostoli col loro Maestro, e per questo è stato lodato altamente. «Beato sei, Simone, figlio di Giona, non la carne e il sangue, non l'intelligenza, l'osservazione, la riflessione ti hanno suggerito queste cose, ma il Padre mio te lo ha rivelato». Pietro dunque ha saputo enunciare che Gesù è il Messia, è la speranza di ogni uomo, è Dio tra noi. Ma che cosa significa annunciare Gesù Messia? Che cosa avrà pensato Pietro proclamando queste parole? Avrà pensato certamente, secondo il significato primo e immediato del termine, Gesù Messia, re di Israele, e quindi re di Israele con un grande programma di regno, con una proposta entusiasmante, con una via di restaurazione politica risolutiva dei mali economici, sociali, politici, civili di cui soffriva la comunità di Israele. Ed ecco invece che subito dopo aver egli fatto questa affermazione, la sorpresa e lo sgomento invadono l'animo di Pietro quando sente dire da Gesù: il figlio dell'uomo deve essere rinnegato, respinto e ucciso. Pietro non resiste di fronte a questo contrasto tra ciò che egli si immaginava di Gesù, del suo programma, del suo futuro trionfante, e ciò che Gesù ora afferma di sé. E per questo Pietro rimprovera Gesù e riceve a sua volta un rimprovero che è esattamente l'opposto della lode che poco prima aveva ricevuto. Prima, in virtù della sua confessione, era stato chiamato beato, ora viene chiamato Satana. Prima gli era stato detto: non la carne e il sangue, ma il Padre ti ha rivelato queste cose. Ora gli si dice: tu non ragioni come ragiona Dio, ragioni come ragionano gli uomini. Che cosa dunque non ha capito Pietro? Che cosa è rimasto oscuro dentro di lui? Pietro non è riuscito a comprendere, e comprenderà solo lentamente col tempo, addirittura dopo il rinnegamento, con la risurrezione di Gesù, comprenderà pienamente che la missione di Gesù è prima di tutto la stessa persona di Gesù, e che questa persona di Gesù è una persona offerta e donata in sacrificio. E Pietro fa grande fatica a intendere questo, non solo per l'orrore che sente per l'insuccesso che prevede per l'opera del Maestro, non solo per l'amore grande che porta a Gesù, non vorrebbe che nulla gli accadesse di male, ma anche più a fondo per la sua incapacità a comprendere che l'uomo, ogni uomo, per agire, per operare al di fuori, per compiere opere grandi, deve prima di tutto essere lui stesso qualcuno, e questo suo essere si realizza nel donarsi. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, e chi perde la propria vita la troverà.